Buongiorno allora, siamo il 19 maggio e siamo a questo altro incontro di antropologia dell'intercultura e ci sono un po' di cose pratiche, diciamo, da ancora da organizzare per quanto riguarda il nostro lavoro. E intanto direi che possiamo considerare il materiale di lettura, grazie appunto per i resoconti che mi avete mandato, quei report che avevo chiesto, insomma, su quella lezione. Ho già caricato nella cartella di cui vi condivido adesso il link, ho già caricato la versione che ho scritto, diciamo, a partire da quel testo, insomma, no? Andrà sotto peer review, vediamo, dovrebbe in teoria uscire presto, a luglio, cioè, no, addirittura a fine giugno, dico, non so, non lo so, insomma, comunque è il mio tentativo di mettere un po' ordine su questa rappresentazione dello spazio, diciamo, no? Di cui abbiamo parlato martedì. Vedete, troverete anche delle cose diverse, diciamo, che delle metafore diverse che ho utilizzato, ma spero, insomma, che serva, diciamo, combinato con quella lezione, diciamo. E poi, come letture, quindi io direi che possiamo utilizzare gli appunti introduttivi che già vi ho dato, no? Quelle note, diciamo, adesso proseguiamo rapidamente, diciamo, spero dovrei oggi finire. Poi vorrei che giovedì vedessimo un film che si chiama Crash. È un film di ormai di anni fa. Scusate, ce l'ho in videocassetta, l'ho utilizzato diverse volte anni fa, insomma, un film addirittura vedo del 2004 di Paul Haggis. Qualcuno di voi l'ha visto? L'avete presente di che si tratta? No, beh, meglio, se non... Cercavo almeno una locandina per avere un'idea. Ok, se non l'avete visto, Ma abbiamo... Come? l'unica cosa se fosse che io giovedì ho un esame, quindi non comincerò. Vabbè, non Posso lo... registrarlo. Ecco, appunto, magari le chiederò di vederselo, diciamo, perché sarà una lezione in cui magari in certi momenti ci fermiamo, insomma, oppure vorrei che avere il tempo anche di farlo diventare una specie di seminario, insomma, no? Cioè vorrei che fosse una visione condivisa e su cui guidata in un certo senso. Il film è abbastanza lungo. Magari poi rivedo la lezione in modo tale Magari, che diciamo, la lezione ovviamente sarà un po' problematico registrarla, diciamo, insomma, perché ci sarà questo... Boh, la dovremo comunque far circolare anche questa un po' sottobanco, nel senso che non posso, credo, insomma, non so, se può darsi pure che come materiale didattico io lo possa, insomma, rendere disponibile il film, insomma. Però farò forse una registrazione su Zoom, è che la qualità del video è molto bassa su Zoom, diciamo, insomma. Però ci sarà la possibilità, appunto, di discutere, di fermare il film ogni tanto, di commentare su alcuni punti, di farvi notare, ecco, alcune cose. Okay, l'importante sarebbe quello, insomma, no? Prenderlo come un piccolo esercizio di pedagogia dell'etnografia, cioè quali sono le cose rilevanti, no? Nella vita ordinaria a cui dobbiamo abituarci un po' a prestare attenzione, che è un po' quello che stiamo cercando di fare, insomma, no? Quindi vorrei la lezione di giovedì organizzarla attorno a questo. Ma poi, come letture, penso che questa cartella che vi sto montando, sostanzialmente, che prevede questi appunti introduttivi miei, poi c'è un saggio mio, un inedito in realtà, sul rapporto tra antropologia e nazionalismo, che può servire per le cose che diremo anche stamattina, cioè sul fatto che la nostra tendenza a considerare le persone come inscatolate in quei famosi buckets, no? In quelle scatole, diciamo, insomma, no? E dipenda da quella motivazione di ordine biologico che vi ho detto, insomma, abbiamo la necessità proprio di organizzare questi contenitori perché non ne abbiamo di naturali in grado di filtrare tutto la varietà del sistema percettivo, per cui molto rapidamente elaboriamo dei filtri e questi filtri non sono naturalmente
cresciuti dentro di noi, sono imparati, acquisiti, fanno parte di quella cultura. E diciamo, in che misura la cultura condivisa ci consente di pensarsi come parte di una cultura, in che misura, scusatemi, la cultura come conoscenza appresa ci serve a sentirci parte di culture come cultura condivisa. Ok? Stiamo dicendo due facce della stessa cosa. Ho detto, la cultura appresa, condivisa, simbolica, ma non perché siano tre pezzi separabili. Sono tre elementi, tre ingredienti, tre direzioni, tre assi che ne costituiscono la forma. Cioè la cultura è appresa, i modelli cognitivi, alcuni ne abbiamo di base, abbiamo detto la capacità di orientare la percezione molto attraverso la vista è un universale umano, non è appreso. Ma poi che cosa si intenda per vista, questo sì è culturalmente appreso, no? Pensate al ruolo che ha il darsana, il vedere in tutto l'induismo. Ci hanno costruito proprio sopra una concezione culturale in cui la divinità è fondamentale che abbia questa dimensione di visibilità, perché tutta l'iconografia dell'induismo è contemporaneamente una teologia, non è semplicemente una rappresentazione delle divinità. È un modo di produrre, di generarle culturalmente in modo significativo, diciamo, insomma, no? Quindi gli schemi culturali sono fondamentali, sono essenziali. Adesso ne faremo ancora qualche esempio, diciamo, nella lezione di oggi. Gli schemi culturali sono fondamentali per questa base, diciamo, cognitiva e poi per una base di tipo politico, che non approfondiremo troppo, ma questa lettura ve la do, secondo me, sull'antropologia e nazionalismo. Almeno alcune linee di base vorrei che vi fosse. Cioè, noi oggi diamo per scontato che le persone siano membri della loro nazione e non ci accorgiamo più che è una cosa che è successa. È successa relativamente recentemente. È da poche generazioni che gli esseri umani si sentono appartenenti a una comunità nazionale, che si sentono francesi, italiani, serbi, irlandesi, polacchi o argentini. Ok? Per quanto ci possa sembrare bizzarro, ma come? Gli esseri umani non si sentivano così, sentivano altre forme di relazione. E quindi questo saggio va visto. Poi, io addirittura ve ne darei tre saggi di Geertz, diciamo, come inquadramento di tutte le cose che stiamo dicendo in questa parte. Ok? Poi li rivedremo, uno è ovviamente verso una teoria interpretativa della cultura, che è un po' il fondamento, insomma, che vi racconterò un paio di storie da quel saggio. Poi un altro è l'impatto del concetto di cultura sul concetto di uomo, un saggio in cui è spiegato abbastanza radicalmente il modo, almeno diciamo, il quadro generale di quello che io intendo quando dico la cultura è appresa. Cioè, insiste molto in quel saggio Geertz sul fatto che la cultura è assolutamente un elemento costitutivo dell'umanità, non è un'aggiunta, non è che si è prima creato l'uomo come specie e poi questo uomo ha acquisito la cultura da un certo punto in poi. No, la cultura preesisteva, abbiamo detto, no, la cultura esiste anche negli animali, cioè la capacità di acquisire un sapere. E la nostra specie aveva una cultura prima di essere Homo sapiens sapiens. L'Homo habilis non era un uomo come noi, non era un essere umano della nostra specie, è un antecedente della nostra specie. Eppure aveva una cultura sicuramente complessa, non per niente si chiama habilis. Il Neanderthal, che abbiamo detto, non era un Homo sapiens sapiens, è proprio un'altra specie animale, aveva probabilmente anche un linguaggio. Quindi non è vero che la cultura è una prerogativa esclusiva degli esseri umani, ma in questo saggio Geertz invece ci spiega, è un saggio abbastanza impegnativo, ma secondo me è bellissimo, ci spiega come proprio il fatto che abbiamo iniziato a usare la cultura in modo sistematico abbia prodotto degli effetti sulla nostra composizione biologica. Noi siamo animali bioculturali in questo senso, non nel senso che la cultura completa la nostra biologia, ma
una specie di esoscheletro, ma che la cultura penetra la nostra biologia, facendoci diventare biologicamente quello che siamo. Lo vedremo, insomma, è abbastanza difficile da spiegare questo passaggio, no? Com'è possibile che quel sapere acquisito, appunto, diventi poi una parte, paradossalmente, la necessità di acquisire il sapere acquisito. Diventi una componente fisiologica degli esseri umani. Ecco, un po' quello, no? Cioè questa, è come se nascessimo con dei buchi. E quei buchi vanno necessariamente riempiti dalla cultura. Ecco, capito? Cioè, quindi la forma finale che acquisiamo è bioculturale in questo senso. E penso che quel saggio, poi ci sarebbero altre cose, insomma, da leggere, però. Nel senso che è un saggio vecchio, diciamo, però secondo me Geertz aveva veramente colto nel segno, insomma. E poi ci sarebbe appunto un ultimo, che già ci avvicina di più al concetto di intercultura, che è un saggio molto bello sugli usi della diversità di Geertz. Usi della diversità, cioè lui cerca di dire che ci facciamo con la diversità che è esplosa nel mondo, in quella che poi Steven Vertovek, un sociologo inglese, ha chiamato la super diversity. Cioè, viviamo in un mondo in cui il concetto di diversità paradossalmente si è ulteriormente espanso, è cresciuto ulteriormente, perché ci sono forme di diversità che non c'erano prima che la mobilità, il sistema dei diritti umani internazionale e la possibilità di interconnessioni su scala globale consentissero a forme di diversità che sarebbero state, come si può dire, omogeneizzate in un'epoca precedente, di sopravvivere. E, cosa ancora più interessante, questo modello della comunicazione degli spostamenti su scala planetaria consente la generazione di nuove forme di identità che non esistevano prima. Forse l'abbiamo già accennato, il caso dei bangladesi italiani di Londra. Spero di avervene già accennato, se no ne parleremo. Ma tanto per concludere questa lista, diciamo, di letture. Quindi con gli usi della diversità ci apriremo a questo aspetto specifico. Invece, con un paio di saggi miei, con tre saggi miei, toccheremo più specificamente la questione del rapporto tra culture che avremo ovviamente tra queste persone che sanno di appartenere a orizzonti, a dimensioni culturali anche profondamente diverse. E quindi ci sarà un saggio sulle diaspore, sul concetto di diaspora, che diciamo, è una definizione che è entrata nella moda anche del linguaggio politico degli ultimi 15 anni. Vedremo un po' la storia. C'è un saggio che ho pubblicato, non so neanche se è uscito fisicamente, ma comunque che è in pubblicazione, in questo quaderno di politica ecclesiastica, di diritto ecclesiastico, scusate, una pubblicazione del Mulino, e mi hanno chiesto appunto di fare questo saggio antropologico sul concetto di diaspora, e secondo me sarà bene, insomma, ragionarci sopra. E invece un altro esempio, un altro testo che vi vorrei far leggere sarà il mio saggio su alcune concezioni della maschilità, dell'identità maschile, tra gli uomini bangladesi in tre contesti diversi, in Bangladesh, a Roma e a Londra. L'idea di fondo è quella di farvi vedere che non ci sono appunto culture preesistenti che si spostano nello spazio, ma ci sono dimensioni culturali che si attivano, per cui quello che a noi pare l'immagine comune del bangladese, il famoso bangladino, no? Che sicuramente molti di voi conoscono, insomma, no? Quello che c'ha il negozietto aperto 24 ore dove si va a prendere la birra a buon prezzo, no? Molto spesso appunto con questa immagine un po' rassicurante di uomini docili, diciamo, insomma, no?
che noi potremmo così a prima vista associare a un certo modello orientale, diciamo, no? Di persona sottomessa, così è. In realtà è la conseguenza dell'interazione tra la migrazione e lo spazio italiano. Perché gli stessi uomini a Londra negli anni 60-70 avevano costruito un'immagine completamente diversa di sé, come veri machos, molto molto più aggressivi, molto più indisponibili a questa sottomissione. O se uno pensa a quello che è successo in Bangladesh negli ultimi anni con l'emergere di alcune forme, diciamo, virulente di integralismo islamico che hanno prodotto, diciamo, questi casi, appunto, l'ultimo più evidente per noi italiani è stato questo assalto in un ristorante in cui sono morti diversi italiani, e ci sono un sacco di attacchi di strada, diciamo, insomma, no? Effettuati proprio con il machete, proprio con azioni violente, brutalissime, insomma, no? E quindi che raffigurano un'altra concezione ancora della virilità e dell'esposizione della violenza nello spazio pubblico, no? Quindi facendo questo confronto tra Londra, Dhaka e Roma, vedremo come non c'è una virilità bangladese, quindi non c'è una concezione culturale della maschilità secondo la cultura bangladese che poi si sposta nel mondo o comunque si adatta. No, ci sono dimensioni culturali in cui quella stessa maschilità può prendere forme completamente diverse. Quindi sempre per tornare sul fatto che l'intercultura non va mai considerata una relazione, diciamo, tra sostanze, ecco. Non è mai una relazione tra sostanze, non c'è mai la cultura italiana che si confronta con la cultura bangladese. Questo è proprio un errore metodologico profondissimo, è la reificazione, l'antropomorfizzazione delle culture. E torneremo quindi così all'errore iniziale di Ernesto Galli della Loggia, che era quello di le culture che si rispettano, si ammirano, sospettano le une delle altre. Non esiste, non è proprio, non esiste, è proprio è sbagliato vedere questo, culture che come dire, simpatizzano, per cui la cultura italiana sarebbe più vicina, no, alla cultura francese e quindi può esprimere un cordoglio in maniera maggiore se la cattedrale oddio, com'era? Ditemi quella che è bruciata l'altro anno. Notre Dame de Paris, scusatemi, ecco appunto, se la cattedrale di Notre Dame de Paris brucia, allora noi la nostra cultura sentirebbe, non è vero niente, è una cazzata. Cioè, è proprio empiricamente sbagliato pensare così. Ci sono appunto individui che dentro quel piano culturale possono provare, ma non è detto che la cultura italiana è di chi? Ci può essere appunto musulmani italiani, ecco, appunto, cominceremo a riprendere alcuni temi toccando quest'ultimo punto. Quindi la mia intenzione è questa. Adesso vediamo come sul calendario, ma le letture dovrebbero essere queste, ok? Per voi. E questa settimana magari vorrei che unissimo un po' delle cose di oggi alle cose che diremo giovedì durante la lettura e vediamo se potete fare un altro report. Ok, così evitiamo, proprio ci allontaniamo il più possibile dal modello deleterio dell'esame, insomma, no? Alla fine in cui faccio l'interrogatorio, insomma, il controllo se avete, cioè cerchiamo di lavorare più appunto, come un laboratorio in cui vi passo alcuni strumenti e vediamo come li cominciate ad usarli, diciamo, insomma, no? Per me è molto più importante quello, insomma, no? Anche più stimolante proprio per noi approcciarci alla materia, secondo me, vedendola in modo pratico, quasi applicativo, anche se si tratta, nel caso dell'altra volta si trattava di una relazione, però per me mettermi lì davanti a un foglio di carta e pensare, sì, un po' ripetere quello che ci eravamo detto in lezione, ma al tempo stesso cercare di identificare i tasselli dell'antropologia nell'analisi della situazione della pandemia.
già secondo me un'applicazione di per Ok, sé, il fatto perfetto. che imparare a memoria della Sì, cultura o esatto, anche sì. L'idea storica. è esattamente quella, insomma, no? Non è sempre facile, c'è bisogno comunque anche appunto di una certa organizzazione nella trasmissione di questo sapere, insomma, no? Però che ci siano, che ci debbano essere dei momenti, scusate, io ogni tanto butto un occhio anche su, ovviamente, su vari canali informativi, Messenger, WhatsApp, perché appunto c'ho tante sollecitazioni in questo momento, ma riprendiamo allora. Allora, riprendiamo rapidamente perché appunto le cose da dire sono veramente tante. Allora, eravamo rimasti sul. Vi avevo promesso che avremmo iniziato parlando della signora di Trastevere e della badante ucraina, vi ricordate? Insomma, no? Cioè, non so se negli appunti come la racconto, però è abbastanza semplice. È proprio per raccontare questa condivisione, no? Che non è così separativa, non è così escludente e soprattutto non è così includente rispetto al gruppo a cui si pensa di appartenere, insomma, no? E dovete immaginare una signora di Trastevere, io presente proprio, sono una persona in modo particolare, una signora che ormai è una novantenne, è trasteverina, ultra doc, lei aveva la nonna abruzzese che vendeva stracci, vestiti, così, e venne da questo paesino dell'Abruzzo, quindi parliamo a fine 800, aveva avuto la prima licenza di ambulante e poi nel 1900, credo, ai primi del 900, ebbe la licenza proprio per avere il negozio, cioè, quindi e aprì un negozio nella piazza in Piscinola, quindi proprio, e poi la figlia e la nipote hanno proseguito questo lavoro di negozianti, diciamo, insomma, no? Di negozianti a Trastevere, quindi. E questa signora dovete immaginarvela, insomma, con la sua vita ordinaria, con le sue uscite, con le sue spese, no? Quindi ancora, insomma, Trastevere poi è diventato, diciamo, vittima della gentrificazione, ma era uno dei quartieri veramente più popolari, insomma, di Roma, no? E non dovete immaginarlo come il posto dei locali, dovete pensarlo invece come il posto delle botteghe artigiane e alcuni negozianti che rendevano, diciamo, possibile la vita di quella piccolissima microborghesia che a Roma era sempre stata molto ridotta come numeri, diciamo, no? E quindi questa signora si alza la mattina, va a fare la spesa al mercato, insomma, può andare a Campo di Fiori, può andare appunto nel mercato lì di quartiere e fa le sue spese, c'è cioè nei suoi negozi, poi va alla chiesa di Santa Maria di Trastevere e si sofferma anche spesso a accendere una candela alla Madonna. Perché? Perché la statua della Madonna, il volto della Madonna di Trastevere, le ricorda moltissimo proprio sua nonna. Dice che proprio le assomiglia proprio fisicamente. Insomma. Quindi c'è proprio una serie di consuetudini, di pratiche, di vita, insomma, no? Torna a casa e lei se fa il giovedì, fa, no, cos'è, il venerdì. Se piego i piselli, il giovedì fa la trippa oppure sa fare le fettuccine sabato, domenica quando i figli la vanno a trovare o i nipoti, insomma, no? Lei si organizza con tutte queste sue. Questa sua, come sapete, è una donna che in cucina è abituata alla cucina romana, diciamo, è saporita, ma non è particolarmente varia, diciamo, insomma. Quindi lei ha queste sue pratiche, ok. Ok, prendete questa signora e immaginate di poter mappare, diciamo, su Google Maps i suoi movimenti nello spazio. Diciamo, proprio da casa, a dove va, dove non va, per qualche settimana tenete traccia e vedete i suoi movimenti, no? E provate a immaginare, anche se fosse possibile, avere una mappa dell'immaginario di questa signora. Cioè, i luoghi che le vengono in mente, gli spazi che lei mentalmente occupa, no? Quindi c'è il negozio, poi c'è la casa dei figli, c'è il paesino dell'Abruzzo dove lei ha trascorso moltissime estati perché la casa della nonna è rimasta, capito? E la casa della vicina, diciamo, con cui si frequenta da tantissimi anni, appunto la piazza del mercato.
tutti gli spazi dell'immaginario, poi ci sarà anche la Basilica di San Pietro, il posto da cui il Piazza San Pietro da cui il Papa manda la benedizione e lei se la segue in televisione, insomma, no? Immaginare se fosse possibile veramente una mappa dello spazio immaginario di questa donna, no? Concettualmente, per quanto riguarda le sue idee, le sue convinzioni politiche, che cosa è bello, che cosa è brutto, una mappa estetica, che cosa è giusto e cosa è sbagliato, e questo mondo che lei ovviamente fatica sempre di più a capire. C'ha un cellulare che le ha regalato il figlio, con una specie di avete quei tasti grandi, no? Avete presente, no? Serve quasi da salvavita Beghelli, cioè questa cosa che nel caso in cui, no, beh, ecco questo. E prendete adesso il nipote, 24enne, 25enne di questa signora, no? Che si è laureato da poco in archeologia alla Sapienza, che è stato per un paio di viaggi in Medio Oriente, in Iraq, e con alcuni gruppi, diciamo, di archeologi, che è il frontman di una band di progressive rock, in cui lui scrive le canzoni, fanno tante cover, ma anche si mettono lì a fare delle cose loro con i suoi amici, no? Che abita, diciamo, non più a Trastevere, ma a Monteverde, diciamo, con la famiglia, ok? Vedete, questo giovane uomo, no? E fate esattamente lo stesso lavoro. Provate a mapparne gli spazi fisici occupati, quindi l'Università della Sapienza, il Giro degli Amici, il bar, il club della Roma, gli spazi delle partite in trasferta, i viaggi, appunto, e contemporaneamente il suo immaginario, il suo sistema di valori, i musicisti, gli artisti, le cose che segue. E sovrappone, cioè mettete fianco a fianco queste due mappe della nonna e del nipote. Ok? E fate un confronto, diciamo, tra queste due mappe. Ora introduciamo una terza persona, che è una signora venuta dall'Ucraina, o possiamo pensare anche dalla Moldavia, dalla Romania, insomma, no? E ormai più di 20 anni fa, quando, sapete, dopo il 91, insomma, era stato molto più facile per le persone provenienti dall'ex blocco sovietico, diciamo, spostarsi in Europa, e molte hanno approfittato perché il lavoro di cura era molto richiesto, insomma, no? E quindi questa signora è arrivata ai, insomma, primi anni 90, 93, 94, quindi ormai sono quasi 30 anni che sta qua. Era una giovane donna che aveva anche fatto degli studi, insomma, si era anche presa una laurea triennale in alcune, però qui ha potuto trovare lavoro facilmente, abbastanza facilmente, come donna delle pulizie, lavoro di cura, badante, e da diversi anni è diciamo, la badante di un professionista vedovo trasteverino che vive, appunto, che vive anche lui nelle vicinanze, e lei vive lì, sostanzialmente lo accudisce, lo veste, alla mattina gli prepara la camicia e la biancheria pulita, e poi rassetta un po' le cose di casa, però insomma, non c'è molto lavoro da fare, però poi esce, se ne va in giro a fare la spesa, ha le sue cose, e ovviamente il signore è anziano, anche lui romano, non ha tanta curiosità per cucinare cibi esotici o per andare a cercare, che ne so, il sushi o cose del genere, no? Che invece piace molto al nipote della signora, insomma, tra l'altro, no? E quindi lei insomma, ha imparato a cucinargli, ad esempio, i piselli, la carbonara, la coratella con i carciofi e così via, insomma, nei piatti, diciamo, tipici della cucina. E qui dovete immaginare di nuovo, no? Lo spazio mentale di questa persona e gli spazi fisici che lei attraversa, no? Non dimenticate che poi, appunto, una volta, lei è cristiana ortodossa, però gli ortodossi possono andare nelle chiese cattoliche, non c'è una si possono seguire i riti cattolici, valgono anche. E quindi lei non manca, cioè va alla messa nella chiesa ortodossa, però non manca di ogni tanto di affacciarsi proprio nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, insomma, e magari accendere una candela alla Madonna, ok? Ora prendete queste tre mappe che avete costruito.
quali secondo voi ipotizzate che abbiano, diciamo, degli spazi di sovrapposizione più ampi? Quelli tra la signora, tra Steverina e il suo nipote, tra la signora, tra Steverina e la badante, o tra la signora, diciamo, bada, chiamiamola ucraina, e il giovane uomo? Non penso, è una domanda abbastanza retorica, no? Penso che molti concorderanno sul fatto, Signore. appunto, che le due signore, appunto, anche per ragioni di genere, anche per ragioni generazionali, anche per ragioni, diciamo, come dire, professionali, del tipo di attività principale svolta, hanno un ampio margine di sovrapposizione e che probabilmente avranno anche sviluppato, diciamo, gusti estetici simili. Mi immagino che la musica che ascoltano queste signore sia più simile rispetto tra di loro che non quello che è il rock progressive del giovanotto, insomma, no? E così via. Quindi anche l'idea di viaggiare, oppure appunto il giovanotto magari può essere un appassionato di fast food, che invece alle signore dà particolarmente fastidio, e così via. E così via. Ora, vedete? Cioè, condivisa in che senso? La cultura è condivisa in che senso? Cioè, vedete quanto poco c'è di condiviso tra addirittura membri della stessa famiglia? Persone che vengono dalla stessa area, da Roma Centro, perché tra Stevere e Monteverde, insomma, ci si va a piedi. No, quindi, no, no, no. Vedete, cioè, se anche in spazi così ridotti, no, dell'identità, cioè, chi è che può negare che Roma sia una città priva di identità? Nessuno, no? Nessuno sosterrebbe mai una cosa, un'assurdità del genere. Roma è una città molto connotata in termini culturali, no? Cioè, uno si aspetta proprio che le persone, cioè, siano molto molto simili in quanto romane. Però poi vedete, se uno comincia a fare quel lavoro che fanno gli antropologi, che è quello, diciamo, gli antropologi sono scienziati miopi, cioè sono scienziati che non riescono a vedere le cose da lontano. Da lontano diventa tutto quanto offuscato e cerchiamo di capire le cose da vicino, avvicinandoci, proprio è una delle condizioni di base della nostra metodologia che dipende dalla nostra epistemologia, cioè noi crediamo appunto che non ci siano entità autosufficienti e autonome come appunto le culture, le società, ma che c'è sicuramente delle dimensioni fondamentali del sociale e del culturale che vanno però sondate su questa piccola scala. Se vogliamo capirci qualche cosa del loro funzionamento. E quindi il punto finale è che non basta dichiararsi membri di una cultura per condividerla. Ah sì, io sono romano, come mio nipote romano, e quindi questo fa di noi automaticamente due persone molto simili. Non basta proprio perché il contenuto della cultura può essere il più diverso, senza entrare in contraddizione con il senso di appartenenza. Cioè, il ragazzino, il giovane uomo, ma gli basta la carbonara di nonna per sentirsi pienamente romano. E non entra in contraddizione con il fatto che lui una volta a settimana va al Mac o gli capita spesso di apprezzare il sushi. Non c'è una contraddizione, proprio perché, ve lo dicevo, no? Il culturale è tollerante, è abbastanza, come si può dire, è di facili costumi, ecco, insomma, un'altra metafora potrebbe essere quella. E ognuno di noi è pieno in questo senso di contraddizioni culturali. Ognuno di noi insegue tanti filoni. Pensate appunto agli scrittori che vi piacciono. Non penso che facciate una selezione sulla base del passaporto e che prediligiate, insomma, no? Autorità. Sì, ci sono poi tentativi politici di sfruttare questa cosa, no? Io compro italiano, no? Ma per qua uno lo può fare
spinto da una molla di ordine proprio economico-organizzativo. Non, ci sarà pure qualcuno, non lo nego, ci potrebbe essere qualcuno che pensa, no, che le cose italiane siano automaticamente più belle, più funzionali, più apprezzabili, più, ovviamente in cui ci sia un legame affettivo. Ma insomma, mi sembra che è una delle tante modalità con cui si può esprimere l'appartenenza italiana, mentre essere italiani o tanto più trasteverini può tranquillamente convivere con avere nella propria bacheca una serie di oggetti riportati dai viaggi nel più diverso mondo e così via. Ok? Quello è il punto centrale. Il punto è che le culture fanno costantemente questo lavoro di mistificazione della loro interezza. E invece noi, come abitanti del culturale, con molta facilità incorporiamo elementi da tante parti e li facciamo diventare semplicemente nostri. Non chiediamo il passaporto, la carta di identità alle cose che consumiamo. Pensate banalmente quanto IKEA sia diventata veramente una delle strutture fondanti dell'organizzazione dello spazio degli italiani. Faccio esempio di italiani, ma potrei farlo per tantissimi altri paesi, no? È una concezione dello spazio. Cos'è? Svedese, no? Il fondatore di IKEA aveva delle idee molto precise, che erano radicalmente diverse dalle concezioni di mobile e di spazio tradizionalmente presenti nel mondo rurale e urbano del Mediterraneo. Eppure tranquillamente andiamo tutti quanti a fare la coda all'IKEA, tutti quanti. Perché? Perché è un modello dell'abitare che, lo dico senza particolare malevolenza, ma ti illude che tu puoi veramente gestire in modo modulare per esprimere la tua individualità. E funziona. E funziona. Cioè, quello è un grande cambiamento culturale, no? Cioè, decidere la forma delle sedie, dei mobili. Non è una cazzata. Cioè, perché noi sappiamo benissimo che come esseri, come animali, cominciamo a pensare a seconda del tipo di spazio che abitiamo. C'è un bellissimo saggetto di Umberto Eco di 30 anni fa in cui raccontava che effetto gli faceva aver provato a mettersi i blue jeans. E che lo stringeva, gli costring, lo costringevano già a pensare in maniera diversa. Proprio perché è vero, insomma, cioè, indossare pantaloni o indossare un camicione ti porta ad avere un rapporto diverso con le gambe, con la circolazione, con il peso, le posture. Pure pensate a quanto possa essere diversa, diciamo, vivere in un ambiente in cui ci sono sedie da un ambiente in cui non ci sono, non sono, le sedie non sono previste. Cioè, lo sappiamo benissimo che l'organizzazione, diciamo, dell'arredamento in senso lato dello spazio produce degli effetti sul nostro modo di essere, di praticare, quindi di pensare. E abbiamo tranquillamente accettato, oppure, come ti dica, l'Italia non ha mai prodotto un telefono cellulare in vita sua. Abbiamo avuto una fase informatica che si è chiusa con Olivetti. I personal computer Olivetti sono stati un momento importante, c'è stato un sistema operativo Olivetti, insomma, che per alcuni anni sembrava, anche poi ovviamente l'avanzare del sistema di Apple e di Microsoft, ha spazzato via tutto. E oggi noi viviamo in un'architettura elettronica informatica a cui come cultura non contribuiamo in alcun modo. Abbiamo un sacco di programmatori, di designer, di progettatori, ma che lavorano perché appunto la nostra formazione storica ci fa sì che siamo particolarmente, diciamo, inclini ad elaborare queste dimensioni della creatività. Ma vedete, nessuno si preoccupa del fatto che il nostro cellulare sia costruito oggi prevalentemente in Cina
o in Corea e 20 anni fa fosse prevalentemente costruito in Norvegia, insomma, no? Nessuno si è mai posto questo problema. Okay? Quindi in realtà la condivisione è sempre parziale, sempre locale, cioè, si esprime con questa formula: nessun individuo possiede tutta la sua cultura, nessun individuo possiede solo la sua cultura. Sono due affermazioni indiscutibili. Indiscutibili, perché appunto pensate, qualunque sia l'apertura del raggio che tu dai, perché uno dice, beh certo, la cultura italiana, come fai? Ma allora ti va bene, la cultura veneta? Non ce la fai. La cultura veneziana? Cioè, tu sai dipingere come Canaletto e sai suonare poco come Paganini, perché non fanno parte quelle della cultura veneziana. No, Paganini, come si chiamava no. Lisa Paganini proprio, no? Adesso ho detto una cazzata adesso, veramente. No, c'è Vivaldi. Vivaldi è veneziano, diciamo. Però controlli un attimo Paganini, Luca, che di dov'era. Lui è un Vabbè, per violinista dire, famoso. insomma, no, cioè, ogni cultura poi ha talmente tanti livelli di complessità. Mi dica, Luca? Ecco, Genova. appunto. L'amor di Dio, farò di tutto per cancellarla questa cosa dalla registrazione. Poteri dell'editing. Va bene, va bene. Esatto, appunto. Mi farà perdere tempo questa cosa. Vabbè, oppure me ne frego, lascio la figuraccia. Insomma. Ce ne sono tante online mie. Vabbè. Quindi dicevamo, nessuno ha la possibilità di gestire tutta la complessità della propria cultura. Ma attenti bene, anche all'interno, poniamo, della cultura più semplice del mondo, il cacciatore e raccoglitore del deserto del Kalahari. Già hai alcune differenze che sono di ordine strutturale, i maschi e le femmine. Questa è la madre di tutte le differenze interne. La differenza di genere crea inevitabilmente una differenza interna che difatti molti, diciamo, padri fondatori, non dico apposta, lo dico apposta, padri maschi fondatori delle scienze sociali hanno negato, hanno trascurato, facendo coincidere la cultura con l'espressione dell'elite adulta, produttiva, maschile. Quando non è vero, perché c'è tutta la cultura dell'infanzia, per esempio. Tutte le filastrocche, i giochi di strada, le cose che i bambini si trasmettono tra di loro. Adesso purtroppo viviamo in una società in cui questo spazio è stato costantemente soffocato, perché gli spazi autogestiti per bambini si sono ristretti a causa dell'urbanizzazione. La forma della vita urbana tende sempre di più a ridurre gli spazi autogestiti dei bambini. Non si può più andare a giocare in strada, perché tarotano, no? E sono sempre di meno i palazzi con uno spazio condominiale. E quindi si sta proprio perdendo una concezione autoctona della cultura dell'infanzia in molte parti, e si vede nettamente, cioè, il contrasto tra città e spazi, diciamo, e provincia. Secondo me si potrebbe leggere anche in questa chiave, quanto oppure nella città, una città come Roma è ancora consente, ma lo sviluppo di culture locali, quindi c'è la cultura dell'infanzia di Roma Est, che non è la stessa cultura dell'infanzia di Roma Nord. Per appunto, anche una diversa gestione degli spazi. Vabbè, però non posso. Però l'importante è che ragioniamo su questo, che questo è il lavoro più profondo di decostruzione, no? Che dobbiamo fare, soprattutto sulla condivisione della cultura. Perché se prendiamo atto, se partiamo,
partiamo dal fatto che due persone che si considerano appartenenti alla stessa cultura, in realtà possono avere tra di loro un sacco di differenze, ci sono sicuramente, ma addirittura misurandole quelle differenze possono essere maggiori, maggiori di fatto, di quelle che ciascuna di loro possa avere con persone che dichiaratamente sono di altre culture. Penso tutto sommato di avere molto più in comune, no? Come sistema di valori, come modello, con un antropologo di mezza età, maschio, di un qualunque paese, dalla Slovenia al Messico, secondo me, di quanto posso avere con una, diciamo, giovane, quindi una donna, adolescente, che pratica, non so, ditemi una cosa molto strana, non il piercing, è ancora troppo poco, il branding come suo modello di riferimento, che si fa le cose, il branding, e che fa l'artista di strada di Chirignago, del paese dove sono nato io, che magari in questo momento, non so, vive da qualche parte in Est Europa oppure in Nord Europa. Chiaro? Siamo concittadini dello stesso buco del sperduto della provincia di Venezia, eppure siamo molto più lontani, l'avevo detto, io un artista di strada che fa il branding di 25 anni, donna. Quindi con lo stesso passaporto mio, nata nello stesso punto dove sono nato io, e prendete appunto un antropologo messicano di ultra cinquantenne che ha lavorato magari su temi di antropologia politica. Chiaro quello che sto dicendo? Quindi la cultura, cioè il modo di pensare, il modo di vedere, no? Ok, va bene. Cioè, capire quello a cui voglio dire, che tra me e l'antropologo messicano, magari entrambi abbiamo adorato Borges e Italo Calvino. A entrambi piaceva, che ne so, Cat Stevens negli anni 70, gli Intilimani, e oggi, che ne so, entrambi ci ascoltiamo Sting. Chiaro? Vedete come, cioè, le sovrapposizioni possono essere molto, molto complicate. Perché non è che siccome sono veneziano all'ascolto soltanto la biondina in Gondoetta, insomma, no. Cioè, beh, è questa la riduzione politica, la semplificazione che molto spesso un certo linguaggio fa della cultura. Come se fosse normale, che io sono veneziano, la mangio risi e bisi, capito? Mangio il riso col nero di seppia, mangio il sahor e ascolto appunto la biondina in Gondoletta e le quattro stagioni di Vivaldi. Ma che è sta roba? Cioè, ste macchiette, capito? Queste macchiette che purtroppo sono state molto utilizzate dalla politica identitaria dell'ultimo ventennio, no? Per convincerci che sarebbe naturale, sempre per tornare a Galli della Loggia, no? Il sospetto verso l'altro. Ma capite che per me l'altro è quella artista di strada di Chirignago, non è l'antropologo messicano, eventualmente. Cioè, quindi stabilire chi sia l'altro non si può fare né in base al luogo di nascita né in base al passaporto. Perché rischi poi di trovarti, capito? Pensi che quello, ah sì, cioè, è italiano come me, e poi scopri che è un canadese di quarta generazione, come è successo a me, che ha preso il passaporto italiano perché come canadese di origine italiana aveva la possibilità di chiederlo, ha fatto tutte le pratiche in ambasciata, sarebbe venuto in Europa, gli faceva comodo come studente avere un passaporto europeo. Così ha dovuto chiedere il visto, ha dovuto avere tutti i permessi. Non parlava una parola di italiano.
sapeva niente della cultura italiana. Cioè, invece, il sistema legale delle appartenenze gli consentiva di sfoggiare un passaporto italiano. E ovviamente il ragazzo, lo studente di ingegneria di Tor Vergata, figlio di bangladesi, nato a Roma, no, nato in Toscana, ma trasferito a 7-8 anni, quindi parla con un accento un po' toscano lui, no? Trasferito a Tor Pignattara, adesso a Centocelle, che parla perfettamente italiano, inserito nella cultura italiana, però non ha il passaporto italiano, perché quando era piccolo passava alcuni mesi, della vita in Bangladesh. E quindi non ha avuto accesso automaticamente al passaporto italiano come possono fare i diciottenni di nazionalità straniera che possono dimostrare di aver passato tutti i 18 anni precedenti. Diventa molto più complicata la procedura, molto più complicata. E ho conosciuto giovani italiani e cinesi, cioè cinesi di passaporto, nate e cresciute qui in Italia, sempre con questa difficoltà di richiedere il passaporto a 18 anni, che si sono semplicemente rotte le scatole e se ne vanno via. Perché dice, io in Cina le mie competenze di italiano, di tutto, mi sono molto valorizzate, trovo lavoro subito, mi fanno i ponti d'oro. Qui in Italia non c'è niente da fare, mi trattano sempre da straniera, io devo andare in polizia ogni una volta all'anno a fare il rinnovo del permesso di soggiorno. E quando mi guardano, la prima cosa che mi chiedono è, ma lei parlare italiano? Capito? E io mi sento esclusa, mi sento negata. Cioè, se non mi vuole l'Italia, perché io dovrei volere l'Italia? Cioè, questo è il ragionamento che consegue a una concezione appunto reificata dell'appartenenza attraverso la convinzione che sia una sorta di condivisione naturale di una serie di tratti che tutti quei membri hanno e che nessuno dei non membri avrebbe. Quindi una concezione esclusiva dell'appartenenza. Le culture sono sicuramente sapere condiviso, ma non in quel senso ideologico che il nazionalismo, come strumento necessario della vita aggregata degli stati, vorrebbe, anche degli stati meno nazionalisti, vorrebbe instillarci. Dobbiamo combattere sempre vigili contro questa nozione sbagliata, quindi di condivisione, ok? Allora, qui avevo, diciamo, procediamo rapidamente sulla cultura come sapere appreso e naturalizzato, quindi è quello appunto, no? La cultura è un sapere appreso, ma che rischia di essere percepito come naturalizzato, come, ma io figurati, a me mi piace la carbonara, perché la carbonara è buona. Cioè, sono romano, infatti pare che non mi piace la carbonara, ci mancherebbe altro, no? È normale, ecco appunto, ho normalizzato in questo senso, no? Cioè, che negando tutto il lavoro di apprendimento. Perché ovviamente ci vuole una nonna, capito? Che quando c'hai un anno e mezzo, sotto, come dire, di nascosto dallo sguardo della nuora, che pretende che il figlio mangi soltanto bilanciato, no? Gli ammolla il cucchiaio di spaghetti alla carbonara. Al bambino un anno e mezzo sa che sta facendo questa cosa segreta con la nonna e l'associa con una figata. E la carbonara, se hai imparato un anno e mezzo che è buona, ovviamente non mi dite che è buona oggettivamente, perché lo sapete, abbiamo visto in Tanzania possono essere i grilli buoni, i grilli fritti, cioè si impara. Ma una volta che l'hai imparata così precocemente, ti dimentichi, ti è sempre piaciuta. E che ne so, è il mio gusto, sono nato così. Quando nessuno nasce così, tutti diventiamo quello che siamo. Noi, no, quando nasciamo, non siamo niente, non siamo tutto, potenzialmente tutto. Possiamo diventare qualunque cosa. Ingegneri ucraini o ballerine spagnole.
dipende da quello che diventiamo facendolo. Cominciando, e non lo facciamo perché lo decidiamo. Lo facciamo perché cresciamo in contesti di relazioni sociali, reali, vere, concrete. C'è qualcuno che ci maneggia in quel modo. C'è qualcuno che ci mette quella pappa in bocca. C'è qualcuno che ci canta quella filastroca o quella ninna nanna. C'è qualcuno che ci insegna a sillabare in quel modo e non in un altro. E c'è qualcuno che ci dice che quello è pericoloso e quello è bello. È così per tutti. Non abbiamo di nostro la possibilità di autoeducarci. E questa educazione culturale avviene sempre dentro ambienti che sono sporchi, spuri, mischiati, inframmezzati. Ci sarà qualche maniaco, ma mi immagino, cioè, me li devo vedere proprio come dei nazisti, non lo so neanche come, insomma, no? Che al figlio o alla figlia garantiscono un sistema educativo puramente nazionale. Non lo so, perché poi appunto in prospettiva storica non c'è niente di così autoctono. Già un'altra volta, no? La pasta al pomodoro in un libro di ricette napoletane del primo 800 non c'è. C'è stato un momento in cui è stata un'innovazione, la pasta al pomodoro come, immagino, un saggio, la pasta al pomodoro come innovazione della cultura culinaria italiana. E per farvi capire quanto è recente questa innovazione, vorrei ricordarvi che io da Veneto, l'idea di mangiare della pasta asciutta, come la chiamiamo noi, per cena, era ributtante. La pasta asciutta, fino alla mia generazione, si mangiava a pranzo e neanche tutti i giorni, perché avevamo la polenta, no? Come staple food, no? Però, insomma, le tagliatelle si facevano, la pasta, gli spaghetti, tutto, eh? Però alla sera, ma se qualcuno avesse preso, diciamo, sono cresciuto in un ambiente in cui le donne lavoravano in casa, gli uomini lavoravano fuori casa, ma se una donna, no, avesse presentato la pasta asciutta al marito a cena, cioè, glielo tirava dietro. Alla sera si mangia un risotto, una minestra, una zuppa, il brodo, una cosa liquida. Per esempio, capito? Cioè, tanto per farvi capire, cioè, quanto è recente questa onnipresenza della pasta, che oggi no, è diventata quasi una specie di epitome proprio, insomma, del cucinare italiano, no? Per non parlare della pizza. Io appunto, in provincia di Venezia, le prime pizzerie sono arrivate negli anni 60, negli anni 60 del Novecento. Era un cibo esotico quando noi andavamo a mangiare la pizza. C'erano due pizzerie a Mestre. E Mestre aveva già quasi 200.000 abitanti. E erano appunto, li chiamavamo i napoletani, quelli che le gestivano. C'è un bellissimo articolo su Meridiana, la rivista storica, io sono parte del comitato di redazione, no? Un bellissimo articolo in cui si racconta proprio la salita delle pizzerie da un piccolo paesino del napoletano, neanche da Napoli. Con una serie di passaparola, di catene, di fratelli, di amici che sono saliti al nord Italia. Ma se no, nella prima metà del Novecento non c'era verso di mangiare la pizza in nord Italia, non c'era. Ok, quindi chiaro di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che se uno mette le cose in prospettiva storica, le culture non sono minimamente condivise, o sono condivise da una serie di persone che per altri versi si sentono completamente diverse. Questa cosa rimane, è ancora così, è ancora così. Poi, cosa fanno? Diciamo, qual è la forza della politica? È scegliere un tratto, la religione, il colore della pelle, la lingua standardizzata, il luogo di nascita, e farli diventare elementi essenziali dell'identità. Ma questo di nuovo è successo. Che potesse essere la lingua parlata, per
dirimente per capire chi è io e chi è altro, chi è noi e chi è loro, questo è successo 200 anni fa. Con l'emergere degli stati nazionali, con l'emergere delle lingue nazionali, attraverso un processo di standardizzazione che non si sarebbe neanche lontanamente potuto realizzare se non ci fosse stato intanto la stampa a caratteri mobili e poi la volontà politica di mettere in atto processi di uniformazione, standardizzazione. È quello che noi ci siamo cresciuti dentro. Pensate appunto, tanto per riprendere questo tema, su quanto la cultura lavori sulla naturalizzazione. Ci sono parole che facciamo fatica a tradurre da una cultura all'altra, da una lingua all'altra, no? Ecco, io ho citato l'esempio che faccio spesso, è una parola veneziana, è il concetto di freschino. Ci sono altre parole tipicamente, esclusivamente, però freschin mi pare particolarmente significativa, perché proprio è il classico concetto che il veneziano impara da piccolo, che considera del tutto naturale, ma che fa fatica poi, ecco, appena si sposta, a ritrovare. È quell'odore tipico che si può sentire in fondo a un bicchiere, quando si mangiano delle uova oppure quando si mangia il pesce. È un odore sgradevole, un odore sgradevole che i veneziani hanno categorizzato. E quindi qualcosa che sa da freschin, per un veneziano è chiarissimo cosa corrisponda. Per un romano è difficile, glielo devi spiegare, perché il romano non ha categorizzato quello che percepisce olfattivamente con quell'etichetta e distingue tra l'odore dell'uovo quando lo sente e l'odore del pesce quando lo sente. Invece il freschin non è nel pesce né nell'uovo, è qualcosa che può assumere la forma del pesce, dell'odore del pesce e dell'uovo, ma è riconoscibile, si combatte con l'aceto. E dipende sicuramente dalla storia proprio alimentare di Venezia, insomma, la sovrabbondanza di pesce. Voi sapete, il condimento di base di Venezia è il saor, che è cipolle cotte nell'aceto, che hanno saor vuol dire sapore, che hanno proprio questa capacità di combattere il freschin, cioè annullano la percezione del freschin. Cioè, vedete, in un contesto, diciamo, alimentare dato, si rende disponibile un tipo particolare di percezione olfattiva che viene categorizzata. E però categorizzata in un modo tale per cui io non lo so quando l'ho imparato il concetto di freschin, ma, non ho mai, ma fin quando non sono venuto a Roma non avevo pensato che il freschin fosse una nozione culturale. Per cui poi fai anche le grezze, ti trovi studente da 20 anni, vai al ristorante, che odore di freschino. E i tuoi compagni di corso scoppiano a ridere perché non hanno idea di cosa stai parlando. Oppure, appunto, in Danimarca c'è questo concetto di hygge, che assomiglia abbastanza al cozy inglese, ma non è neanche il cozy. È un senso di intimità domestica che loro hanno sviluppato, non so, fa parte sicuramente della cultura nazionale, quindi non so se avesse un'origine locale poi. La cultura nazionale danese l'ha generalizzata, come succede molto spesso, no? Ma questo concetto di hygge è questo fatto che tu ti senti a tuo agio, cioè quando la casa è un po' una tana, quindi tutte queste candele che sono accese nelle case danesi, questo senso di luci soffuse, comunque, musica a basso volume, un senso di ospitalità, una cosa che non trovano nelle case italiane. Che invece sono pacchiane, tutte quante esposte, oppure hanno addirittura il salotto, avete presente, il salotto buono col cello fan sopra. È una cosa ributtante per un danese.
anche a noi magari dà fastidio oggi, però sicuramente ce l'avete qualche zia che ancora c'ha il cielo e ci mette le coperte sopra, no? Quindi non si sa mai che colore abbiano quei divani. Perché centri, sì, certo, appunto, cioè, il concetto di decoro, di intimità, nel modello culturale danese è molto più vissuto in questo senso che la casa è mia. Invece nella casa italiana è molto più vissuto questa dimensione che ci si preoccupa molto degli spazi pubblici, cioè dove ricevi gli ospiti, no? E ti preoccupi appunto. E invece il danese non gliene frega niente dove ricevi gli ospiti, quello che è, cioè, tu entri nella mia tana. Quindi hanno una concezione di hygge, di coziness, che è molto specifica. Oppure la saudade brasiliana, no? Un altro esempio. La saudade è una. Noi traduciamo come nostalgia, ma tu puoi avere saudade per una persona che è lì vicino a te. È un senso malinconico. Facciamo fatica. Ecco, appunto, le culture fanno questo lavoro, ok? Fanno questo lavoro e producono queste immagini di sé lavorando sui confini. Perché? Perché le culture come le conosciamo oggi sono una sorta di conseguenza degli stati. E gli stati moderni si sono prodotti rispetto a tutti gli stati precedenti attorno all'idea di confine. Confine inteso proprio come una linea geometrica che separa tutti i membri di uno stato, tutti i cittadini X, da tutti gli altri cittadini Y. È una concezione assolutamente nuova, originale, strana addirittura potremmo dire, dell'appartenenza, che dipende dal fatto, tutto questo lo troverete, ve lo accenno rapidamente, nel mio saggio, diciamo, inedito sul nazionalismo, dal fatto che la politica attorno all'idea di modernità fa un salto pazzesco e trasferisce il potere da uno spazio ridotto e da una personalità ridotta, circoscrivibile, quella del re, ok? La trasferisce al popolo, ok? Avete presente? In antichità la regola era adeo rex, a rege lex, no? Il potere viene dalla sfera sovrannaturale. Gli esseri umani sanno di non avere il potere gli uni sugli altri. Ci sono lingue in cui è vietato dare degli ordini, non si può usare l'imperativo tra adulti. Avete preso una lingua che sicuramente non usa l'imperativo tra adulti, cioè la conoscete? Io me ne sono accorto da poco. Il siciliano. Fateci caso. Sarà molto difficile che un siciliano utilizzi qualche forma, diciamo, di comando. C'è una scena bellissima di un seminario a Messina e c'erano diversi studenti e a un certo punto uno studente cosa disse? Fece un commento sul tempo, diciamo, no? E uno studente, una studentessa, anzi, che non era di quel posto, che era lì ospite, e cercò di interpretare, di commentare questo commento sul tempo, tipo oggi è una giornata molto nuvolosa, una cosa del genere, no? E non ne capiva il senso, finché il professore che guidava questo seminario, antropologo, disse: ma guarda che sta chiedendo di chiudere la finestra. Cioè, era in questo del seminario, no? Cioè, voleva dire chiudete la finestra, ma non lo farebbe mai così direttamente, dicendo ho freddo, chiudete la finestra. Si fa un riferimento generico e le persone educate in quel sistema culturale capiscono qual è la richiesta che viene fatta. Ok? Tanto per dirvi quanto le culture possono essere determinanti nell'organizzare
anche le pratiche attraverso queste funzioni simboliche. Ma vi dicevo che l'idea di fondo era questa dei confini. Gli stati moderni quindi nascono quando il potere, che questa appunto, ecco qual era il punto, che questa capacità di organizzare la vita di altre persone, di promulgare un comando, il potere non è più dato dal sovrannaturale a un individuo, a una casta, al gruppo nobiliare, al re, al sovrano, quindi a una fascia, ma è trasferito in toto al popolo. E se volete, quando diventa praticabile l'idea di democrazia, quando si cerca di mettere in atto qualche idea di democrazia, che coincide proprio con la modernità, no? La rivoluzione inglese questo fa di fatto. E poi ovviamente la rivoluzione francese, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese insistono su questo passaggio clamoroso, clamoroso, in cui il soggetto della politica, dell'azione politica, non è più il re, ma è il popolo. A quel punto diventa inevitabile, necessario. Che cosa? Capite? Lo vedete da soli. Come il re veniva identificato, nominato, riconosciuto in quanto figlio di re, in quanto eletto da, in quanto selezionato in base a un'ordalia. Ma comunque c'era una procedura di identificazione del re. Il potere doveva essere trasferito in maniera corretta. Ma se il soggetto del potere è il popolo, qual è il problema fondamentale? Provate a tirare a indovinare. È definirlo, è dire chi è il popolo, chi sono i membri del popolo. Se il re comanda, il re basta che comandi fin dove arriva il suo potere. Ma se è il popolo che comanda, devo stabilire se quello è uno del mio popolo o è dell'altro popolo. Perché se è del mio popolo, fa parte anche lui di coloro che devono comandare. Ma se non fa parte del mio popolo, zitto. Vattene, se hai capito, oppure non ti impicciare. Lo vedete questa differenza? Cioè, il concetto di democrazia ha un problema enorme, che se il potere, cioè se il popolo sovrano, capite, io ho bisogno di definirlo, perché se no rischio di includere il nemico, la quinta colonna. Devo stabilire chi è il mio popolo e chi non lo è. E quindi intanto lo faccio spazialmente. Dicono il soldato, il sovrano esercita il suo potere non così a catapulta come poteva essere il potere appunto regale, fin dove ci arrivo. E poi si mescola con il potere di altri, tanto è io come sovrano non perdo la mia identità. Ma se è il popolo ad essere sovrano, capite che deve avere un limite stabilito preciso e poi quella sovranità va esercitata in modo assolutamente uniforme all'interno di questa nuova idea di spazio politico. Cioè, mentre nella concezione prestatuale il potere si esercita a cerchi concentrici, diciamo così, a cerchi concentrici. Da Venezia voi partite e vedete dove il Doge, dove la Repubblica Serenissima come entità riconoscibile esercita il suo potere verso l'entroterra, arriva fino a Bergamo più o meno in certe fasi, arriva su Alcadore e combatte, ma ci sono sempre zone di sovrapposizione in cui gli austriaci vengono giù e prendono più potere, in cui i milanesi riescono a fare. E poi qua c'è il Po come limite estremo, diciamo. E poi c'è l'Adriatico, in cui c'è tutta una serie di popolazioni slave e i greci, e ovviamente gli ottomani, i turchi. È tutto dinamico, è tutto dinamico. Ma quando il potere è del popolo, veramente del popolo, e si comincia a pensare che debba essere organizzato, e diventa la cosa fondamentale è quella. Chi è il mio popolo che deve esercitare legittimamente il potere? Capito? E lì nasce l'idea di confine. Nasce l'idea di confine come linea geometrica che
quindi proprio di spessore zero, senza nessuna sovrapposizione, in cui da un lato c'è il mio popolo che esercita il potere, dall'altro c'è l'altro popolo, gli altri. E quindi mentre si poteva andare, che ne so, dal Portogallo, fin diciamo dentro la Russia, variando dialetto e parlata ogni 2 o 3 chilometri, e non c'era un confine tra Italia e Francia in questo senso. L'occitano cos'è? È italiano e francese. Le parlate della lingua della Languedoc, che si parlano in tutta la Francia meridionale e in tutta l'Italia oggi orientale. È italiano o francese? Nell'uno né nell'altro. Però lì bisogna inventarselo un confine. E una volta che hai creato il confine, cosa devi dire? Che le persone che sono di qua sono italiani, le persone che sono di là sono francesi. E come fai a dirlo? Gli insegni loro la lingua nazionale, le uniformi. Ok? E quindi ci sarà questa convivenza tra dialetto, no? Cominci a chiamare dialetti le parlate locali. E qual è la differenza? Insomma, chi ha fatto, di voi ha fatto lingua dovrebbe saperlo. Qual è la differenza tra un dialetto e una lingua? Esatto. Esatto, il dialetto è considerato una variazione della lingua standard. Questo, diciamo, è l'ideologia però sottostante. Allora, prendiamo il veneziano. Oggi è considerato un dialetto della lingua italiana, giusto? Eppure, per 9 secoli, il veneziano è stato la lingua ufficiale di uno Stato autonomo. È soltanto do... Esatto, quello è stato un altro percorso ancora, un altro percorso ancora. I linguisti dicono che il dialetto, dice che la lingua è un dialetto parlato da un esercito. Quando c'è un potere costituito, allora quella è una lingua. Se invece il gruppo che la parla non ha un potere costituito di ordine statale, allora quello diventa o una parlata, una volgata, un dialetto, tanti modi di dirlo. E lo si considera una sorta di livello inferiore, no? L'ideologia dell'Ottocento era che i dialetti fossero meno strutturati, meno complessi dal punto di vista sintattico, tutte cazzate, ovviamente. Non è possibile oggettivamente, cioè scientificamente, stabilire. Cioè, se io ti do due esempi di grammatica di lingue sconosciute e ti dico che una è un dialetto e una è una lingua, non c'è modo, guardando nella complessità lessicale o semantica, di stabilirlo a priori, oggettivamente. Non c'è modo. Se ti dico che quella lingua è parlata nei documenti ufficiali e quindi ha subito un processo di standardizzazione. Che è un'altra cosa, però. Beh, cioè, non è che era una lingua e poi è stata standardizzata, quindi c'era un dialetto e non è stato standardizzato. No, erano tutte parlate, quelle standardizzate le chiamiamo lingue ufficiali, ok? Quindi non c'è, ecco. Quindi il lavoro che fanno gli stati nel produrre questa idea che la cultura è condivisa, nel momento in cui emergono come unità politiche di riferimento, è proprio quello di istituire un'ideologia del confine. Il confine quindi è una barriera raccontata dagli intellettuali. Pensate a quello che ha fatto Ippolito Nievo, i canti lirici, i canti italiani, cioè lo sforzo che hanno fatto gli intellettuali dell'Ottocento, soprattutto romantici, nell'individuare la cultura popolare, nello stabilire, nel congelare le specificità della cultura popolare nazionale. Cosa fanno gli intellettuali, gli storici, gli esperti di folklore, appunto quelli che non si chiamavano ancora antropologi, diciamo, ma che, cosa, e poi ovviamente gli archeologi, dove è possibile, cercano di rendere ovvio quel confine politico che si sta istituendo. Ma certo, noi dobbiamo avere Trento e Trieste, perché Trento e Trieste sono sempre state italiane. Non importa che a Trieste si parlasse il triestino e a Trento si parlassero dialetti veneti.
ma sono sempre state italiane. Cioè, italiane in quanto non germaniche e non slave. E non importa se lo sloveno, il croato e il tedesco si sono parlati a Trieste per secoli. Ok? Quello che conta è che, visto che noi abbiamo dimostrato che quello è culturalmente italiano, allora c'è un, si crea una sorta di fantasia della precisione della distinzione culturale. È un delirio vero e proprio messo in atto dagli intellettuali nel corso dell'Ottocento, che viene subito raccolto dai politici per legittimare le azioni militari che poi porteranno alle guerre, all'irredentismo, che porteranno alla stesura di quel confine politico come linea geometrica che viene così naturalizzata. Cioè, invece di riconoscere il fatto ovvio che non c'è modo di tracciare una linea che separi tutti i membri di una cultura da tutti i membri di un'altra cultura, semplicemente perché, come abbiamo visto, le culture non sono così distinte. Invece di riconoscere questa ovvietà e dire è impossibile, si naturalizza, cioè gli intellettuali costruiscono un discorso della naturalizzazione di questa differenza. E allora, se ci sono gli italiani e ci sono i francesi, allora ci sarà problema a stendere il confine lì dove gli italiani finiscono e lì dove i francesi. Basta essere precisi. Basta essere precisi. E se gli altri non sono, non, se la mia linea non coincide, è perché loro sono imbroglioni, falsi, o non sono in malafede o ignoranti, non hanno i veri dati scientifici, che invece i geografi, i cartografi, i dialettologi hanno steso con estrema precisione. Pensate alle isoglosse dialettali, pazzesche. Cosa sono le isoglosse dialettali se non il tentativo di legittimare la naturalità di qualche confine? Però le isoglosse, se ci fate caso, su che cosa sono? Sono su lemmi o su fonemi, non sono su dialetti interi. Lì si dice carega e lì si dice sedia. Però non mi dici che. E lì passa quella isoglossa. Ma non mi dici che per altre 10 parole quelle stesse posti che sono separati sono invece uniti? Cioè non è vero che le isoglosse, cioè le isoglosse si intersecano e normalmente sono un trucco retorico perché poi il politico utilizzerà quelle che gli fanno più comodo per legittimare l'implementazione di un confine politico come naturale, come aderente a una differenza naturale. Grandissima menzogna. Grandissima menzogna. Ok? Quindi noi Sai non. che le isoglosse unificano alcune regioni, diciamo, in cui un confine è stato tracciato con una linea o addirittura dividono una regione stessa in due Appunto. parti, nella parte più meridionale estrema, nella parte centrale. Ci mancherebbe altro, appunto, ma io penso appunto come non si possono utilizzare le isoglosse nel caso del Venetico, dei dialetti veneti, perché ti devi portare via pure tutta la Dalmazia, l'Istria, devi raffinare, cioè ci sono parlate ancora vive anche nel Pugliese, tutta la costa adriatica ha alcun, ma, trattiene alcune isoglosse, ma ci sono anche isoglosse del serbo però, in provincia di, ci sono ancora residui del serbo. Cioè, la verità è che, certo, sì, è giusto fare questi lavori, ma non si possono utilizzare per sostenere l'idea che ci sia una differenza in qualche modo oggettivata tra gli appartenenti ad X e gli appartenenti ad Y, quando questi X e Y sono identità di tipo politico-culturale. A me va benissimo l'isoglossa su quella differenza tra cocomero e anguria. Ok? Bellissimo, interessantissimo. Voglio sapere da dove viene. Ma non mi dire, capito, che poi mi cerchi quella isoglossa che, fatalità, si avvicina al confine italiano-sloveno e allora quel confine è legittimato, è naturale, è giusto che stia lì. Perché ti sei perso tutti gli italiani, gli italofoni della Slovenia e tutti i parlanti sloveno del Friuli.
quando hai detto che quel confine è naturale, è giusto che stia là. Non c'è modo. Cioè, io ho lavorato nei Balcani e il dramma mio era proprio questo, che tutti si accavallavano, bulgari, greci, macedoni, e poi inglesi, tedeschi, francesi, a raccontarmi come quello spazio fosse occupato da popolazioni che, secondo il loro criterio, erano effettivamente finalmente distinguibili. E hanno fatto fior di politiche nazionali su questo principio. E quando dopo la strage di Linde nel 1903 l'imperatore austriaco e quello russo, e forse anche quello tedesco, non mi ricordo più, si incontrano per risolvere questo problema che era la questione macedone, arrivano alla conclusione che bisogna pensare a forme di raggruppamento sul territorio, cioè a creare che siano più consone alla divisione naturale tra i popoli, legittimando, capito? L'idea è che se ci mettiamo lì con pazienza, con la buona volontà, riusciremo a trovare una divisione certa e non conflittuale tra stati. È semplicemente impossibile, non soltanto perché ci sono minoranze, come dire, enclaves, diciamo. Non soltanto perché esistono gruppi familiari che sono misti, ma perché non ci sono neanche individui perfettamente aderenti esclusivamente a quel modello. La differenza culturale passa dentro ogni individuo. Quello. La differenza è parte dell'identità, è quello il punto, no? Invece il discorso nazionalista della cultura condivisa pretende di lasciare la differenza fuori dall'identità. Cioè, noi abbiamo questa identità e la differenza ne è il confine. No, sbagliato. Sbagliato. Ti vengono fuori poi le metafore dei treni. E anche se sei il più grande antropologo del Novecento, ti illudi che quell'altra cultura, cioè quell'altro vagone, sia un'altra cultura, cioè che tu possa pensare alle culture come vagoni. Quando le culture è meglio che ti pensi, non lo so, dentro un mare e senti varie correnti che passano. Queste sono le culture, le varie correnti che si intrecciano e tu, c'è un po' di persone vicino a te che più o meno sentono le stesse correnti, ma non sono. E tu dici, ecco, noi siamo compatti, perfetti, univoci, noi siamo gli italiani e quelli sono gli immigrati, gli stranieri, diversi. E quindi, capito, poi ti pone il problema di come relazionarti. Ma capite che è proprio sbagliato per principio questo modo. Cioè, se fai l'intercultura su questo principio, sei già fallito in partenza. Perché pretendi che questa relazione sia tra due blocchi che di fatto non esistono. Uff, quanto parlo, Madonna, quanto me la smeno veramente, scusate, però continuo ancora in questo lavoro in cui, diciamo, oggi mi sono concentrato su questo saggio, cioè, non vi ho parlato del capitalismo a stampa, del ruolo che ha avuto appunto l'emergere della modernità, anche come tecnologia della modernità, insomma, però che chiudo qui, abbiamo ancora 2 minuti. In quel saggio spiego come Benedict Anderson, un grandissimo studioso di sud-est asiatico, insomma, insieme a Ernest Gellner, che è stato un grande antropologo, anche filosofo, diciamo, inglese di origine ungherese, se non sbaglio, hanno analizzato veramente, hanno capito che cos'è stato il nazionalismo. Il nazionalismo nasce per ragioni di ordine politico-economico, come ideologia, ma attecchisce, prende piede perché le persone hanno bisogno di organizzare la loro identità anche in senso collettivo, e quando gli offri questo strumento del nazionalismo può diventare in certe fasi molto molto attraente, uno strumento molto utile. Quindi la base, la motivazione è di ordine sostanzialmente economico, cioè bisogna pensare alle economie nazionali, le competizioni, la competizione, il passaggio dal modo di produzione, diciamo, agricolo fondamentalmente, al modo industriale, no?
produce questa cosa stranissima che è il capitalismo. E il capitalismo ha bisogno inevitabilmente di mutamento. Il capitalismo si basa sull'idea stessa di mutamento, perché se io produco questo oggetto e lo metto sul mercato al prezzo X, non posso accontentarmi il prossimo anno di produrre lo stesso oggetto con gli stessi numeri, con lo stesso prezzo. Perché ci sarà qualcuno che ha innovato, ha trovato un modo per fare la carta a prezzo minore o per trasportarla a una velocità maggiore o per produrre di più nella stessa unità di tempo e mi scalza fuori dal mercato. La competizione del mercato, voluta, che è tipica del capitalismo, implica una costante competizione per l'innovazione. Allora, per avere un sistema in cui l'innovazione è uno degli elementi centrali, tu hai bisogno di avere un sistema estremamente flessibile e compatto. Contemporaneamente flessibile e compatto. Cioè, se scopro un nuovo strumento per lavorare i fazzoletti di carta in un tempo veloce, ho bisogno che le persone che poi li fabbricheranno imparino rapidamente a utilizzare questo nuovo strumento. E come fanno a imparare rapidamente se le fabbriche raccolgono persone che parlano 50 dialetti diversi, nessuno che sa leggere e sa scrivere, e in che lingua gli scriviamo, tipo questi manuali per capire come si utilizza lo strumento. C'è bisogno di una cultura di base condivisa. Si standardizzano le lingue, si impone l'istruzione obbligatoria, proprio per consentire, si consente la mobilità all'interno dei confini nazionali, proprio perché, ne so, le persone di un certo ceto, magari agricolo, urbanizzandosi, vanno a urbanizzarsi dall'altra parte di quel paese, ma acquisiscono quella che gli viene insegnata a essere la lingua madre, anche se è un'altra lingua, e imparano così ad essere flessibili, adattabili ai mutamenti in corso. Cioè tu sei un operaio che ha usato quel tornio, ma adesso quel tornio ha un nuovo pezzo che bisogna imparare a usare rapidamente perché sennò ci cacciano dal mercato. Quindi tu ti danno il nuovo tornio, un capoturno che ti parla e ti dice le istruzioni. Come te le dice se tu sei calabrese e quello torinese, o se tu sei bergamasco e quello napoletano? Non può che dirtele in italiano, in una lingua condivisa. Quindi l'italiano nasce. Ovviamente sappiamo, c'è la questione della lingua quando nasce, nel 500. Sempre con la modernità. L'italiano nasce nel 300 di suo, diciamo, no? Ma perché a posteriori, nel 500, si è deciso che quella dovesse essere la versione da standardizzare. Ok? Perché nasce nel 500? Dove nasce? Non è un caso che nasca a Venezia, Aldo Manuzio. Cominciare gli scambi più ingenti, diciamo più grandi, soprattutto poi sempre il principio della letteratura che volevano Ma pubblicare per vendere in tutta per Italia, vendere che sicuramente. cosa? Che cosa volevano vendere? Cos'era la cosa nuova che era nata in quegli anni là? Con Gutenberg? La stampa a caratteri nuovi. Cioè il libro, che finché era un manoscritto non era assolutamente un oggetto di mercato, diventa una commodity, una merce. Cioè viene prodotto intenzionalmente per essere venduto. Mentre i manoscritti non erano prodotti per essere venduti. Invece adesso posso pensare di. C'era anche una diffusione maggiore. Beh, la diffusione maggiore di che cosa? Di che cosa, Sì, Alessandro? se fosse stato scritto in italiano, c'è cioè una lingua Ah, comune, poi sì, se fosse. esatto. Una volta che uno ha capito che ci si possono fare i soldi vendendo questo nuovo oggetto che è il libro, è una cosa nuova, non esisteva prima il libro in questo senso, come merce. Ah, il problema mio è qual è il target, a chi lo vendo. Latino non me lo leggono più, perché questi borghesi arricchiti ormai parlano tutti quanti il loro dialetto, non parlano, anzi parlano anche quelli che parlano tedesco, oltre al veneziano, o parlano appunto il greco oltre al veneziano, ma non parlano più il latino. Non lo sanno, è rimasta una roba da preti. E quindi questa borghesia emergente come mercantile ha bisogno, e che lingua gli do? Il veneziano, sì, ottimo il veneziano, però. Un milanese non me lo legge, un fiorentino non me lo legge, un napoletano non me lo legge. A me farebbe comodo invece avere un bacino più ampio di potenziali clienti. E quindi, cacchio, mettiamoci d'accordo, abbiamo sto po' di capolavoro scritto da Dante nel 300, abbiamo i sonetti di Petrarca, abbiamo pure il modello, diciamo, della prosa di Boccaccio, congeliamoli,
trasformiamola in qualcosa di compatto, uniforme, e viene fuori questa cosa intermedia, l'italiano standard, che è leggibile almeno da quella fascia, diciamo, affordable economicamente, che va appunto da Milano, da Torino, fino a giù alla Sicilia. E poi si ritrovano i poeti siciliani, si capisce che si può, cioè c'è tutta una storia che si può fare, insomma, della letteratura, selezionando quel tipo di testi che avevano iniziato un po' spontaneamente ad autoprodursi nelle regioni, nella regione, e quindi Venezia, in cui si parla ufficialmente una lingua diversa, diventa il maggior centro di produzione di testi in lingua italiana. No, interessante. Perché? Perché Venezia poteva sottrarsi facilmente al controllo del Papa, che vede il controllo, diciamo, della politico papale come un'interferenza rispetto alla sua indipendenza politica. Vabbè. E quindi la standardizzazione delle lingue avviene secondo questo principio. Il tedesco subisce lo stesso processo. Il francese diventa una sorta di espansione del parigino, delle parlate parigine, e con tutti i patois, i gerdi, il francese rapidamente, la Francia rapidamente comincia ad essere rappresentata come un paese omogeneo. Ci avete fatto caso? Molto presto la Francia dice, e invece ovviamente la Francia è un paese in cui prolifera la differenza linguistica, cioè tutto l'occitano nel meridione, ma fino al bretone, che si parla in Bretagna, che è imparentato con l'irlandese, con lo scozzese. Per non parlare di tutte le varianti del gallo romanzo che era diventato poi la Langue d'Oil, insomma, no? Quindi, cioè, però molto presto, con la coincidenza dell'uniformazione politica, con la produzione dei prefetti, con la parcellizzazione dello Stato in unità amministrative controllate tutte omogeneamente in nome di un potere centrale, anche questa idea che la lingua francese sia assolutamente compatta, precisa, uniforme. Va bene, ci fermiamo qua, adesso riprendiamo quindi. Però quando l'idea di fondo è, quando diciamo che la cultura è condivisa, prendiamo questa frase con le molle, perché rischiamo di cedere al discorso naturalista delle appartenenze politiche. Sicuramente condividiamo, e poi lo vedremo la volta prossima, magari introducendo. Oggi esiste la cultura italiana? Certo che esiste. Cioè, dopo 150 anni di nation building, si chiama, il processo di costruzione della nazione. E te credo che esiste la cultura nazionale. Linguisticamente l'ha fatta molto di più. Beh, l'hanno fatta De Amicis da una parte e Mike Bongiorno dall'altra. Una certa lettera, Pinocchio, il libro cuore, e La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi, e io dico la televisione degli anni 50. Questi sono stati grandi processi. Però oggi siamo, voi siete la seconda generazione scarsa, diciamo, di parlanti nativi italiano. Cioè, fino alla mia generazione eravamo tutti quanti perlomeno bilingui, se non monolingui nel dialetto, fino alle scuole elementari. Fino alla mia generazione, di fatto, insomma, voi sapete, no? Abbiamo già detto qualcosa. Tullio De Mauro, Storia linguistica dell'Italia Unita 1963, ha scoperto, ha dimostrato che nel 1914, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, meno del 5% dei cittadini di passaporto di nazionalità italiana sapevano parlare italiano. Non che lo parlassero normalmente, Alessandro Manzoni di fatto non parlava mai italiano. Lui parlava milanese o francese. No? Eppure lo conosceva l'italiano, certo, ma lo conosceva esattamente come conosceva il latino. Eppure era una lingua morta, una lingua scritta. Era una lingua esclusivamente scritta. L'italiano diventa una lingua parlata appunto nel secondo dopoguerra. Per quello possiamo ancora leggere Dante, mentre gli inglesi non possono leggere Chaucer. Perché l'inglese si è sempre parlato. E quindi è mutato. Invece l'italiano non si è mai parlato fino a 50 anni fa. Probabilmente fra 100 anni i giovani avranno molta più fatica a leggere Dante, perché la lingua sarà cambiata tanto.
rispetto a quella che usiamo oggi, che invece è paradossalmente ancora molto simile alla lingua di Dante. Quindi è un po' quello. Infatti, la lingua di Chaucer sarebbe l'Old English è considerato estinto, cioè invece noi non definiamo estinta la lingua del Fiorentino, non è. L'esempio è casuale, perché Chaucer e Dante scrivono esattamente negli stessi anni. Però l'Old English è una lingua morta, esatto, è una lingua morta. Sì, Ecco, estinto. è come il rapporto che c'è tra greco moderno e greco antico. Oppure italiano e latino. Italiano e latino, cioè, diciamo, sai che deriva da quella, no? Appunto, ma paradossalmente, perché è cambiato così tanto l'Old English? Perché era una lingua parlata, è rimasta. Era. Sì, si è mutata nel tempo con il mutamento delle persone, dei Eh, parlanti, ma, cioè è eh, ma, stato un. ma perché l'italiano non è mutato nello stesso arco di tempo? Perché non era parlato. È perché non era una lingua parlata, era una lingua studiata come seconda lingua. Anzi, nel suo modello canonico. E qui c'è tutto il petrarchismo, c'è tutto il tentativo, tutte le imitazioni. Cioè, ma se voi leggete, voi Pavese, ok, un classicone, Pavese, non si può leggere i dialoghi di Pavese. Non, nessuno, ancora adesso abbiamo problemi, no? Con gli sceneggiatori. Adesso si comincia ad essere in grado di scrivere dialoghi che assomigliano al parlato vero. Perché adesso abbiamo dei parlanti nativi che parlano italiano. Se no, gli unici dialoghi che si potevano fare negli anni 50 per avere come dire, un'assonanza naturalistica sarebbero dovuto essere in dialetto. E quindi suonava automaticamente falsa la letteratura italiana, cioè scollata dalla realtà, perché la realtà non era fatta di lingua italiana parlata. E se prendevi appunto due innamorati o due rivali che parlavano, sapevi, entravi in quella finzione e lo sentivi, cavoli, perché noi non abbiamo un Quentin Tarantino ancora, cioè uno che è in grado di rubare, no? Dal parlato quotidiano e farlo diventare una sceneggiatura wow, in cui ti porta lì dentro, perché è troppo poco tempo che la scrittura italiana può utilizzare l'italiano come mezzo linguistico per esprimere dialoghi, perché è da troppo poco tempo che si dialoga in italiano, non si è ancora costruito niente, capito? Vabbè, tutto qua. Sono andato lunghissimo oggi, scusatemi, ma vabbè, abbiamo almeno chiuso questa parte. Allora, ci vediamo giovedì e cerchiamo di vedere questo film, va bene? A posto? Grazie ancora allora, buona giornata, a giovedì mattina, arrivederci, arrivederci.